La registrazione inizierà a breve. A posto. Ok, grazie Antonella per la comunicazione. Partiamo con la seconda parte dell'incontro di Anna Colombo rispetto al tema della menzogna. Benissimo, partiamo con questa slide che abbiamo già visto all'inizio, ve la ricordate? E quindi la menzogna è all'interno dei criteri diagnostici. E partiamo con questa slide, che anche questa ve la ricordate, ve l'abbiamo vista all'inizio. E in particolar modo, però, ora ci spostiamo dall'altra parte, o meglio, no, non è che ci spostiamo dall'altra parte, ma all'interno del patrimonio affettivo relazionale, centrale è il vissuto della mancanza di fiducia. E il vissuto della mancanza di fiducia arriva sempre dai racconti dei pazienti perché in qualche modo sono state dette troppe bugie. Per noi terapeuti i segreti sono tossici e quindi in qualche modo il lavoro sulla menzogna anche qua non può non esserci. Allora, la nostra esperienza ci dice che molto spesso le menzogne, in qualche modo alla lunga, hanno più colpito le persone a cui sono state dette e che le hanno credute più che le persone che le hanno dette. Non è un italiano bellissimo, passatemi il termine, ma è così. Quindi chi riceve le menzogne, chi crede alle menzogne che ci sono state raccontate, alla lunga porta un danno molto molto deleterio e con gravissime conseguenze sulla relazione. I familiari in trattamento, per loro le menzogne vengono anche a lunga distanza, vengono descritte quasi come delle ferite inguaribili. Molto sicuramente molto più gravi del danno economico prodotto dal disturbo da gioco d'azzardo. Teniamo conto che però parlare di menzogne per i familiari è molto faticoso e molto difficile perché tutte le volte che loro ci hanno provato in qualche modo significava arrabbiarsi, litigare, creare tensione e quindi per i familiari è un argomento molto difficile. Ma è un argomento molto difficile anche per il giocatore, perché anche a distanza di tempo, quando si torna sulla centralità della menzogna, per il giocatore continua a provare sensi di colpa per quello che è stato, come se questa cosa non si riuscisse mai davvero a chiudere. Mentire, nascondere, omettere, negare, non dire, minimizzare, raccontare il falso, cambiare argomento, in fondo sono tutte sfaccettature, anche se forse con livelli di gravità diverse, ma forse poi lo centriamo più nel dettaglio, ma della stessa questione. Se noi ci pensiamo bene, mentire di fatto, a parte essere una cosa di cui tutti noi ne abbiamo conoscenza, ed è mentire è un crimine morale di fatto, ed è un'esperienza però che facciamo tutti, tutti noi prima o poi abbiamo almeno detto una menzogna. Ma dove vi è un disturbo da gioco d'azzardo, la menzogna, così come il denaro, è un elemento centrale e quindi sono anche due aspetti strettamente connessi nel trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e quindi chiunque in qualche modo si approccia al disturbo del gioco d'azzardo deve averlo bene in mente, cioè deve avere bene in mente che la menzogna è centrale, così come è il denaro, che forse è più automatico e più scontato. Per il giocatore d'azzardo, che ha un problema, un disturbo da gioco d'azzardo, mentire è spesso uno stire di vita necessario per poter continuare a giocare. Chi per noi, come me, ma come molte altre persone che da tantissimi anni, anche più di me, lavorano e sono specialisti in quest'area, in qualche modo sono arrivati a ritenere il fatto che sia più importante smettere di mentire che di giocare d'azzardo e che in qualche modo, se alla lunga nel percorso di trattamento la menzogna rimane, questo è quasi come se fosse quasi un simbolo di cronicità, se non di cronicità, perlomeno quasi di non possibilità verso un reale cambiamento evolutivo all'interno di una relazione. È molto difficile smettere di mentire. Perché se ci pensiamo, la bugia, la menzogna a volte per tutti noi rappresenta il modo più semplice per uscire da una situazione spiacevole, una via di uscita temporanea da una cosa in cui ci sentiamo un po' stretti, per prendere del tempo, anche le bugie più banali che si possono raccontare. Ma a volte è quasi come se si formasse un circolo vizioso, quindi più si mente più si continua a mentire. È come quasi se ci fosse, e i giocatori di cui poi vi parlo, ce lo raccontano.
È quasi come se ci fosse un'abitudine a mentire che diventa una sorta di stile di vita, e addirittura ci sono anche degli studi sull'amigdala che in qualche modo del cervello, quindi sulle reazioni della menzogna sul cervello, che in qualche modo, anche qua non è la sede per approfondire, ma ci dicono che in qualche modo si arriva a una sorta di tolleranza nella capacità di mentire, quindi si continua a mentire. Se si mente, si continua a mentire. Tutto quello che vi ho detto chiaramente non significa che per forza la persona che ho davanti mi sta mentendo, ma significa sicuramente che io devo avere in mente in modo chiaro che se sto trattando una famiglia che ha una problematica di disturbo da gioco d'azzardo, ho a che fare con la menzogna. Questa roba riguarda sia il giocatore che il familiare. Sicuramente per il giocatore la menzogna è un punto di partenza, perché le prime volte che il gioco diventa in qualche modo problematico, il giocatore lo nasconde ai propri cari, non lo dice, un po' perché si vergogna, un po' anche per proteggerli, perché pensa che quella cosa sia stata un'esperienza casuale che non si ripeterà più, che lui giocherà così tanto al gioco d'azzardo, spenderà così tanto nel gioco d'azzardo. Ma in realtà più il tempo passa, più il comportamento del gioco d'azzardo rimane persistente nella vita della persona e più diventa anche un elemento persistente la menzogna, perché proprio per continuare a giocare d'azzardo, così come per continuare a giocare d'azzardo ho bisogno di denaro, ho anche bisogno continuamente di mentire. E alla lunga, per il giocatore d'azzardo, anche per lui è un danno relazionale, quindi non solo per chi la subisce, ma anche per il giocatore d'azzardo. Perché questo? Giocatori d'azzardo in trattamento ci dicono spessissimo che, ok, ma anche oggi, qualunque cosa io dico o faccia, il mio familiare mica mi crede. È come se loro davvero non riuscissero mai fino in fondo a chiudere quella porta. Il giocatore mente? Allora, sicuramente ci sono tutta una serie di buone ragioni per mentire. Il giocatore mente perché vuole rimandare il momento in cui deve rendere conto sperando che le cose si sistemino. Lui pensa che non capirebbero se raccontasse dove ha speso i soldi, penserebbero che sia o cretino o matto. E invece lui è certo che in qualche modo, appunto, io non voglio far soffrire il familiare, perché per non preoccuparlo non gli dico niente, perché tanto comunque farò la grande vincita, sistemerò tutto e poi non giocherò mai più. Oppure mentono per evitare di essere troppo controllato, perché a volte la tendenza del familiare è di attivare un ipercontrollo che farebbe sentire il giocatore troppo soffocato. In qualche modo saprebbe benissimo che se io dicessi la verità, il familiare non si fiderebbe più di me. Peccato che questa cosa succede anche quando viene scoperto rispetto alle menzogne che ha raccontato. Mente chiaramente per coprire i soldi persi dal gioco, chiaramente quindi inventa le scuse più banali e quelle più sofisticate. Mente per il quieto vivere, per evitare che ci siano discussioni, quindi magari se la propria moglie quando torna a casa la sera lo vede particolarmente abbacchiato, che si chiude in stanza e va a letto, oppure particolarmente nervoso e aggressivo, lui dice no, non è successo niente, sto bene, è una questione di lavoro, lo sai che al lavoro è un periodo difficile, quindi questa cosa mi provoca ansia, sono nervoso, non riesco a stare sereno. Oppure mente per evitare di assumersi le proprie responsabilità. Io non ho un problema di gioco d'azzardo, non sono mica malato. Mente per vergogna e per senso di colpa. Questi due sentimenti sono due sentimenti molto dolorosi per il giocatore d'azzardo. Tant'è, per esempio, che quando il giocatore d'azzardo viene scoperto, ci racconta che lui si sente estremamente sollevato perché perlomeno deve smettere di raccontare menzogne rispetto a dove sono finiti tutti i soldi che sono mancati in tutto quel periodo. E quindi la sensazione contraria è quella di sollievo. Ma non è solo il giocatore che mente. E adesso capiamo un po' di più anche rispetto al familiare. Sicuramente la menzogna per il familiare è prima di tutto un danno relazionale, perché appunto il familiare vive l'idea che qualunque cosa succederà non mi potrò più fidare di lui. Tenete conto che per il familiare è molto difficile accorgersi di una problematica di gioco d'azzardo, a volte anche per molto tempo.
Quindi di fatto probabilmente alle prime bugie che il giocatore aveva raccontato il familiare gli ha creduto, aveva fiducia in lui e quindi in qualche modo quando poi in realtà si svela il problema del gioco d'azzardo il familiare si rende conto che c'erano già molte menzogne prima di quel momento lì e in qualche modo quindi ha l'idea che non sarà più capace di fidarsi di lui. È una sofferenza molto forte per i familiari perché in qualche modo, come vi dicevo prima, è simile al dolore di un tradimento, è quasi come se per loro non ci sia più la possibilità realmente di imparare a fidarsi del giocatore. Le conseguenze delle menzogne rimangono molto più a lungo anche quando il disturbo da gioco d'azzardo, quando il comportamento di gioco d'azzardo magari è in astensione protratta da diverso tempo. Ma anche il familiare mente, e adesso cerchiamo di magari provare a capire alcune situazioni. A volte mente proprio per coprire il giocatore. Abbiamo già fatto l'esempio dei servizi terzi a cui magari si rivolgono chiedendo aiuti economici senza dire la verità. Mentono perché in qualche modo mantengono il segreto all'esterno del proprio nucleo familiare, sia perché si vergognano rispetto magari, come dicevo prima, alle proprie famiglie di origine, sia perché temono il giudizio degli altri o il fatto che gli altri si possano in qualche modo infiltrare dentro questa situazione e stimolare a fare delle azioni che magari il familiare non farebbe. Penso per esempio a una separazione qualora i genitori di una moglie, di un giocatore con un disturbo da gioco d'azzardo venissero messi a conoscenza della sofferenza che la moglie sta vivendo. Mentono per fare sembrare la situazione meno grave e non preoccupare le persone care, appunto. Quindi magari più che mentono, minimizzano, anche se magari le persone care lo sanno, magari non dicono realmente come stanno le cose, o comunque appunto chiedono dei soldi in prestito senza dire che sono stati spesi nel gioco d'azzardo, perché altrimenti i familiari si preoccuperebbero troppo. Mentono per non litigare, non discutere e mantenere la calma. Questo succede spesso. In quanto magari i familiari hanno già l'idea che ci sia un problema, lo sospettano e vedono arrivare a casa il proprio congiunto in determinate condizioni, ma in realtà più che mentono magari non affrontano l'argomento, non cercano di tenere bassa la tensione, magari per proteggere altre persone del nucleo familiare in quel momento. Vi ricordate l'esempio che ha fatto Roberto settimana scorsa rispetto alla laurea del figlio che ci sarebbe stata il giorno dopo, e quindi magari la serata prima non è il caso di discutere, di litigare, di alzare i toni. Mentono per rimandare il momento di prendere una posizione chiara. Moltissimi familiari a distanza di tempo ci dicono se fossi intervenuto prima, cioè in qualche modo io lo sapevo già che c'era questa cosa, ma non riuscivo a fare niente neanche per me stessa, non riuscivo a chiedere aiuto nemmeno per me stessa. Ecco, esattamente, e anche questo è collegato, quindi hanno vergogna di non aver capito prima o di aver creduto alle menzogne del proprio giocatore, quindi si arrabbiano e a volte questa cosa non gli permette neanche di chiedere un aiuto per se stesso. Oppure in situazioni in cui subiscono violenza, e anche questo l'abbiamo ben capito la volta scorsa, a volte la paura fa sì che non si riesca a dire totalmente la verità. C'è una mano alzata di Giorgia Gastaldi. Non so se voleva fare un intervento, Giorgia, se accende video e microfono, se no andiamo avanti. No, scusate, mi è partita la mano. Scusate. Mentendo, sta spudoratamente mentendo. Basta No, scusate. Va bene, Giorgia, a posto. Allora abbiamo dato ad Anna il tempo di riprendere fiato. Andiamo avanti. Chi mente non dice, nasconde, minimizza, prima o poi sarà soggetto a richieste di chiarimenti da parte di colui che non ha detto la verità.
Questo è un meccanismo che genera una modalità relazionale all'interno del nucleo familiare caratterizzato dal dubbio, dall'insicurezza, dalla diffidenza, scusate, e dalla sfiducia. Lo abbiamo visto molto chiaramente con l'intervento di Roberta, e questo fa parte appunto della parte del patrimonio relazionale di cui si parlava prima, e questo è il clima di molte famiglie che sono come la famiglia Adams, quindi dove spesso ci sono figli che crescono all'interno di questo clima. Scusate la parte sui figli, sono un assistente sociale, ci tengo molto, non continuerò il capitolo perché rimaniamo sulla menzogna. Questo è valido quindi all'interno del nucleo familiare sia per il giocatore d'azzardo che per il proprio familiare. Per cui, in qualche modo, chi ne paga le conseguenze, proprio in termini totalmente da passivi, sono proprio i figli che crescono all'interno di questo nucleo e che sviluppano difficoltà proprie e che hanno bisogno di interventi di supporto proprio e a volte anche di interventi di protezione. Affrontare quindi la menzogna, che è al centro del disturbo da gioco d'azzardo, vuol dire affrontarla anche dal punto di vista relazionale, perché è proprio all'interno delle relazioni che la menzogna non solo nasce, ma anche vive e prospera. E quindi la dimensione del razionale della menzogna è centrale nel percorso. Tutto questo lavoro della menzogna nasce molto tempo fa, questo libro è del 2018, sono abbastanza certa, Daniela, ma il lavoro che era stato fatto precedente in un bellissimo seminario solo sulla menzogna, solo con persone molto competenti sul disturbo da gioco d'azzardo, ha prodotto tutta una serie di cose molto importanti che all'interno di questo libro trovate, ma a seguito delle quali poi sono nate tutta una serie di esperienze pratiche, e oggi velocemente io vi porterei quella che ha a che fare, controllo il tempo, perfetto, quello che abbiamo messo in piedi nel nostro servizio, che è diventato uno strumento per noi fondamentale per affrontare la tematica della menzogna. Chiaramente parliamo di un lavoro che facciamo con il presupposto di base di cui vi dicevo prima, cioè che forse è più importante smettere di mentire che smettere di giocare d'azzardo, che viene abbondantemente detto più volte all'interno del testo di cui vi ho fatto vedere la copertina, ed è uno spazio dedicato specificatamente alla menzogna con persone che sono in trattamento per un disturbo da gioco d'azzardo già in fase avanzata di trattamento. La nostra scelta è quella di lavorare in gruppo. Perché in gruppo? Come sappiamo, il gruppo è uno strumento principe nel trattamento del gioco d'azzardo ed è un gruppo che noi chiamiamo un gruppo di secondo livello, un gruppo tematico, quindi solo sulla menzogna, un gruppo tematico di secondo livello che di solito è piccolo in termini numerici e che permette un lavoro che si approfondisce via via nel corso degli incontri. Il punto di partenza è quello che dicevo prima, cioè tutti noi abbiamo esperienza di cosa significa mentire, bugire, mentire, dire bugie, non dire, nascondere, e quindi tutto ciò che viene detto nel gruppo va bene perché può essere utile per tutti, non c'è niente di banale sulla menzogna. Chiaramente è un gruppo che non può far sì che noi conduttori facciamo i conduttori come nel gruppo di psicoeducazione, ma siamo, pur essendo degli esperti della tematica del gioco d'azzardo, coinvolti in prima persona, e l'argomento, anche perché l'argomento della menzogna viene trattato al di là della menzogna all'interno del gioco d'azzardo. Questa vignetta a noi piace molto: mi racconti una fava? No, ti racconto una balla, così ti abitui, perché la questione dell'abitudine alla menzogna per i giocatori d'azzardo è quasi una costante ogni volta che parliamo di menzogna, e invece noi cerchiamo di non parlarne in questo modo all'interno del gruppo. Ancora una volta, in questa esperienza i nostri giocatori sono stati fondamentali per noi per imparare moltissimo sull'argomento. Il punto di partenza è quello legato alle menzogne subite. Provateci anche voi, fatevi venire in mente una menzogna che in qualche modo vi ricordate, vi è stata raccontata e che ancora ve la ricordate. Nel corso degli incontri di gruppo, in questa prima sessione vengono raccontate generalmente menzogne molto antiche,
menzogne che hanno spesso a che fare con la loro storia familiare, di quando erano bambini o ragazzini, e che vengono raccontate piene di dettagli, ricche di particolari, quindi come qualcosa che ancora è molto vivo. Spesso vengono raccontate menzogne legate ai tradimenti, e non so bene a voi che cosa sia venuto in mente, se ci avete pensato. Sarebbe molto carino anche qua fare un'altra attivazione come prima, ma non ne abbiamo il tempo. Però provate a seguirmi, magari in modo più velocemente, solo nella vostra mente. Chiaramente il nostro presupposto è che, partendo dai vissuti personali rispetto alle menzogne che noi abbiamo subito, poi saremo in qualche modo stimolati a riconoscere quali sono le conseguenze relazionali delle menzogne che noi invece abbiamo detto e agito verso gli altri. È un gruppo e quindi siamo tutti operatori, chiaramente si lavora con delle domande stimolo su che cosa ha provato, come si è sentito, perché secondo lei quella persona le ha mentito, quindi il significato, cosa avrei voluto fare quando ho scoperto quel tipo di menzogna. Okay. La seconda sessione è invece legata alle menzogne agite. Anche qui provate a pensare alle menzogne che in qualche modo voi avete raccontato. La frase di Massimiliano è eclatante, cioè la bugia deve essere fatta per servire. Ha un senso, se io mento c'è un senso, ma magari non siamo semplicemente più abituati a farcele queste domande. Siamo talmente, loro sicuramente sono talmente abituati a mentire che a volte non sanno neanche perché mentono davvero sulle cose più banali, su cui anche se dicessero la verità non succederebbe niente. Chiaramente in questa sessione escono moltissimo tutte le menzogne che loro hanno raccontato relativamente al gioco d'azzardo, e anche qui si ragiona sulle domande stimolo: come mi sento quando mento, quali emozioni provo quando mi scoprono, che cosa vorrei fare in quel momento, come penso che quella persona si sia sentita, perché a volte non siamo più abituati a ragionare su questa dimensione. Si affronta poi tutto l'argomento della scala della gravità, e anche qui è interessantissimo perché in qualche modo non c'è una scala di gravità standardizzata uguale per tutti. Ci sono menzogne che ad alcuni fanno più male e ad alcuni fanno meno male. Il confronto tra di loro è molto interessante, si accende una discussione molto attesa, ed è buffo perché rispetto a tutte le menzogne che hanno a che fare col gioco d'azzardo, chiaramente loro si sostengono, si spalleggiano e si giustificano, quindi in qualche modo si riconoscono una sorta di utilità del mentire, che è funzionale, che gli ha permesso di fare tutta una serie di cose, magari anche forse meno grave che se avessero detto la verità. Questa è una sessione molto, molto importante. Escono chiaramente bugie che sono più grosse, più piccole, ma chiaramente esce il discorso della maschera, la bugia banale in opposizione a una verità scomoda, quindi il concetto che in qualche modo a volte pur di non affrontare una cosa si sceglie di mentire. Loro stilano una serie di motivazioni per cui mentono, le ho sintetizzate chiaramente rispetto alle esperienze dei gruppi, e in qualche modo però tutte queste motivazioni ci dicono che ci sono delle ragioni valide per mentire, che in quel momento lì la menzogna è meglio della verità, ci si supporta su questa cosa, si pensa di farlo. Se si pensa di farlo per esempio a fin di bene, vuol dire che non è grave, perché l'ho fatto per un bene maggiore. Non ti dico che ho fatto un debito con uno strozzino, per esempio una volta un giocatore ha raccontato alla propria moglie, non l'ha detto, perché altrimenti lei sarebbe stata troppo male, ma lui sapeva benissimo che il giorno dopo lo avrebbero pagato e lo strozzino lo avrebbe saldato. Questa è la sua idea, chiaramente. Se mento perché l'altro, scusate il termine, è uno stronzo, mento perché in fondo l'altro se lo merita, quindi in qualche modo ho ragione a mentire. Se mento perché ho paura della tua rabbia, in qualche modo sto proteggendomi e quindi va bene che menta. E quindi capite com'è difficile tutta questa parte. E questa è la frase storica: mi devo impegnare a non mentire, non mi viene naturale non mentire. Questa è una frase storica che ci dice quanto i giocatori d'azzardo hanno un'abitudinarietà alla menzogna
tant'è che non se ne fanno realmente più neanche una domanda. In ogni gruppo esce sempre la questione di alcune menzogne che sono in qualche modo menzogne che le persone fanno anche senza un motivo. Babbo Natale e la cicogna escono in tutti i gruppi, è una roba bestiale, quindi quasi come se mentire è una cosa innata, è una cosa culturale. E ancora una volta, quindi se è così, io non sono responsabile, in qualche modo mi sento deresponsabilizzato. Ecco, sulla questione relazionale è una cosa molto interessante, è che in qualche modo loro fanno la differenza del fatto che la bugia fa male in relazione a chi te lo dice. Se te la dice una persona di cui poco mi interessa, ma non me ne frega niente, la bugia non mi fa male. Se la dice una persona di cui mi fido, la bugia invece mi fa male. Se la dice una persona a cui voglio bene, oltre che a farmi male, io ci sto male. Se va a toccare i propri valori, fa ancora più male. Loro parlano spesso di è come se ci fosse una coltellata. E quindi si comincia ad affrontare anche con loro la menzogna all'interno delle relazioni interpersonali. Che cosa le menzogne producono nell'altro, in chi le riceve? 5 minuti. Sì, ho finito. La menzogna che esce spesso e che loro stessi vivono come la forma di menzogna più grave è quella rivolta a loro stessi, ma si riconoscono anche qui che a volte era l'unico modo che avevano per sopravvivere. Qua si entra molto nel merito delle menzogne raccontate e protratte per tanto tempo sul gioco d'azzardo, per arrivare a dire che in realtà loro lo sapevano da tempo di avere un problema, ma in qualche modo continuavano a raccontarsela, si mentivano a se stessi. E questa è una sessione di gruppo in cui anche qua c'è una sorta di livello depressivo abbastanza importante. È rimasta nitica questa frase, che è una frase venuta fuori nel momento in cui, nell'incontro finale del percorso di gruppo, che la menzogna in fondo è l'arte di arrampicarsi. Questa l'ha detta un nostro giocatore, ma in realtà nel libro dice molto chiaro il dottor Carlevaro, a cui non si può non fare un riferimento ogni volta che si fa una formazione sul gioco d'azzardo. Il bugiardo è un conoscitore di uomini e donne. L'inganno è dunque per il bugiardo consapevolezza di sé, dei propri fini e dei propri mezzi. E il giocatore d'azzardo è un bugiardo, impara moltissime strategie nella menzogna. Spesso hanno talmente detto tante menzogne che non si ricordano più e che devono fare fatica per ricordarsi quali menzogne sono state dette. Qual è la sfida con cui ogni volta noi concludiamo il gruppo? Quello che possiamo fare, perché loro pensano che la menzogna sia assolutamente una cosa che non può non appartenere alla vita delle persone, perlomeno si può scegliere di provare a non mentire. E questa alternativa è un'alternativa con cui spesso poi si ritorna sulle persone nel percorso. Queste sessioni sono molto belle, queste sessioni di gruppo, e a noi hanno cambiato tantissime cose. Intanto, ancora una volta, abbiamo imparato che più ne parliamo, più diventiamo competenti a parlarne. Questo vale sia per noi conduttori, ma anche per i giocatori, perché dopo la sessione di gruppo specialistico è molto più semplice continuare a parlarle. Nel susseguirsi degli incontri, l'argomento viene affrontato sempre con maggiore appropriatezza, con termini sempre più specifici, dividendo, facendo differenza tra bugia, menzogna, non dire, omettere, con particolari dettagli sempre più profondi. Ad ogni incontro le riflessioni si approfondiscono e si amplificano, e per la nostra esperienza è diventato naturale, oltre che indispensabile, parlarne, mentre prima facevamo molta difficoltà a pensarci. E concludo così, con una riflessione. Ho litigato con mia moglie perché ho chiesto soldi per andare a giocare d'azzardo. Ho litigato con mia moglie perché le ho raccontato menzogne per ottenere soldi per riuscire ad andare a giocare d'azzardo. Il litigio e lo scopo sono gli stessi, ma in mezzo c'è molto, molto altro. L'ultima slide non l'ho messa. Grazie a tutti.
Grazie a te qua, anche. Sono l'orologio.